vi ringrazio molto di questo invito e per certi versi, affrontando adesso il tema nella parte conclusiva dell'incontro, ne esco anch'io arricchito per le relazioni che mi hanno preceduto, un po' perché sono temi che chi abitualmente mastica un sapere umanistico, come sono i nostri saperi, quello giuridico, quello economico, effettivamente hanno spesso un linguaggio, e non parlo solo di linguaggio formale, ma anche del ragionamento che c'è dietro il linguaggio, che è fatto di concetti, sintesi, paradigmi che talvolta sfuggono alla nostra immaginazione. Vi dico subito che a breve ci sarà la prima normativa europea sul tema. La Francia, il 1° luglio prossimo, introdurrà delle disposizioni che riguarderanno il trasferimento dei titoli non quotati attraverso la blockchain. Sarà una norma di legge, in qualche modo corrisponde a questa intuizione tipicamente francese di essere primi un po' su tutto, che ha dato onori e oneri alla Francia in tante situazioni, cose splendide, cose dolorose. E da questo punto di vista quindi avremo una normativa, certo parliamo di titoli non quotati, però sarà la prima traccia di come la blockchain entra in un sistema normativo continentale, cioè si potrà utilizzare accanto allo strumento tipico della notazione, del registro delle imprese, di quelle che sono le attitudini francesi, ci sarà anche, vedremo se parallelo, complementare o come probabile in una prima fase ci sarà la doppia velocità, tuttavia avrà valore legale. Questa è la novità normativa in itinere che vedrà luce il 1° luglio del 2018. Entriamo nelle nostre tematiche in maniera più generale. Non ovviamente azzardo a ripercorrere cose dette molto bene da chi sta sul campo, in particolare Comandini e Pedretti. I temi dei numeri, ecco, forse una piccola chiosa. Noi valutiamo il successo o meno di queste tecnologie sempre in base a un valore di investimento economico, di denaro. Ecco, questo per esempio è un paradigma poco umanistico. E nel senso ci sono tante realtà dove ormai il PIL si lega alla felicità, allo stare bene con gli altri. Non dico che è giusto o sbagliato l'uno o l'altra via, però facciamo attenzione a segnalare il successo di una tecnologia soltanto in base alla capacità di produrre denaro, perché non è detto che questo collimi con il sentire comune di una parte della popolazione di questo mondo, per quanto avida, per quanto tuttavia, pur nella sua avidità, legata a un benessere che non è soltanto di tipo economico monetario, o meglio, coi soldi non si compra tutto. Ecco, questo è un... sui benefici è stato detto molto, sui rischi è stato detto altrettanto. Interventi europei 2017. Vedrete che come... è immaginabile, gli interventi sono di questi ultimi 18 mesi, 24 mesi, non di più. Una risoluzione che riguarda la tecnologia e l'influenza della tecnologia sul futuro finanziario, risoluzione del Parlamento europeo, sono risoluzioni che normalmente poi sono rivolte non ai popoli, ma sono rivolte alla Commissione, ai governi. In questo caso la Commissione ha preparato un piano d'azione che riguarda proprio i servizi finanziari destinati ai consumatori. E c'è stata una consultazione pubblica 27 marzo 2017, si è avviata, si è conclusa. In Italia la Consob col suo piano strategico e la previsione di un green paper, le nostre authorities che un po' hanno un difetto, le autorità
di vigilanza, di controllo in questo caso, queste sono autorità di regolazione italiana, e che ognuno ha un segmento normativo di competenza, e non c'è un'autorità unica. E quindi l'antitrust ovviamente lo studia, e la sua preoccupazione è nell'ottica di barriere al mercato, l'Agicom è nell'ottica invece di un respiro plurale che queste tecnologie non devono abbattere, la privacy è l'ottica invece di chi va a vedere quanto c'è, potremmo dire, di umano dentro queste tecnologie, e cioè il nostro dato sensibile, il dato personale, la nostra rappresentazione nelle tecnologie. E quindi anche il fatto che accanto alla tracciabilità delle operazioni economiche ci sia una tracciabilità anche dei nostri dati sensibili, tutto bene finché non vengono utilizzati male. E quindi entra in gioco qui un'altra autorità. Per dirvi che ci sono sfaccettature che vanno oltre il tema della funzionalità di queste tecnologie. E ovviamente il governo italiano ha avviato anch'esso una sua indagine. Certamente in tutte le risoluzioni si sottolineano le potenzialità, ma questo è innegabile, sono state viste, sono state descritte, sono state ben identificate. Non ripercorro le definizioni che sono state, devo dire, anche molto esemplificativo date dai relatori che mi hanno preceduto. Ecco, mi limito ad osservare con riferimento al tema dei notai molto preoccupati. Io sono venuto a vari convegni commercialisti, ma molti di più sono stati i convegni dei notai che mi hanno invitato un po' a raccontare i problemi giuridici, se problemi ci sono, o di carattere inquadramento normativo di questa tecnologia. E lì sono preoccupati di due aspetti. Primo, ovviamente, perché il loro ruolo verrebbe sminuito, loro sono poi i garanti della legalità, i certificatori. Lo Stato italiano delega loro la funzione di dire cosa è vero e cosa non è vero attraverso una transazione. È vero che quella proprietà era di Tizio, adesso è di Caia? Sì, lo dico io, è vero, te lo dico io notaio, perché io, ictu oculi, ho stipulato l'atto, c'erano i testimoni, l'ho registrato, l'ho mandato alla conservatoria e ho tutti gli elementi per identificare che oggi Caia è proprietario. Se tutto questo si potrà fare con la blockchain, io perdo il mio ruolo professionale sociale. C'è però un secondo aspetto, potremmo dire un po' più etico, che il notaio è preoccupato, che è stato anche questo un po' ben identificato in questo nostro incontro. La corrispondenza tra quanto è voluto effettivamente dalla parte e quanto viene trasposto nell'atto scritto. Perché in fondo il notaio indaga anche un po' sulla corrispondenza tra una volontà di un non giurista, qual è lo stipulante, e un giurista, qual è invece il notaio, il quale, se quel soggetto dice tavolo, il notaio deve dire bene mobile e deve capire, spiegare che quel trasferimento di un bene mobile è diverso da un trasferimento di terra, che invece è bene immobile. E questo è il notaio che glielo spiega. Ma il notaio non si limita ad associare una parola a un suo significato giuridico, deve anche cercare di comprendere se il soggetto che gli è davanti ha compreso effettivamente il significato. Questo passaggio io ritengo che sarà il più delicato un domani, cioè non tanto la trasposizione mera di un lessico, diciamo, tradizionale in un lessico legato alle tecnologie, quanto alla verifica che è compreso dal soggetto che affronta quell'operazione economica nella sua interezza quel significato. Quando Stefano Rodotà parlava di alfabetizzazione elettronica si riferiva a questo. Siamo 7 miliardi nel mondo. Quando davvero tutti e 7 miliardi del mondo riusciranno a comprendere fino in fondo il significato delle loro azioni trasposto in una tecnologia? Questo è il punto interrogativo. Perché altrimenti avremo una elite che governerà alcuni processi e un'altra serie di persone,
forse anche meno benestanti, che subiranno quei processi. E quindi qui c'è un tema anche un po' di democrazia, che non sempre la tecnologia aiuta se non è davvero frutto di una alfabetizzazione, diciamo così, orizzontale e non verticale. Le tecnologie le salto, la valuta virtuale, la regolamentazione. Primo passaggio da giurista. Ovviamente Bitcoin non è moneta in senso legale, ma è scontato questo. In Italia, se si paga col Bitcoin, siamo davanti a uno scenario convenzionale, cioè c'è un accordo tra le parti che stabiliscono che quella prestazione venga assolta attraverso il corrispettivo in una entità, come se fosse una permuta, uno scambio di beni. Questo significa anche che se non c'è questa convenzione, chiunque può rifiutare il pagamento attraverso una moneta virtuale e nessuno può estinguere la sua obbligazione attraverso il pagamento di una moneta virtuale. Ecco, questo è il tema che probabilmente meriterebbe una soluzione, ma la soluzione della blockchain è di far sì che non ci sia un'autorità pubblica a monte, e questo crea un attrito inesorabile. Io vado subito a valle, non vado a monte. A valle troviamo il problema della giurisdizione, e cioè alla fine chi applicherà la legge, o comunque rispetto a quello scambio si troverà a definire se quello scambio ha seguito la normativa e può dirsi che quella obbligazione è stata assolta e quel pagamento è andato a buon fine? Un magistrato territoriale legato in una delle circoscrizioni italiane, il quale applicherà la legge e a un certo punto avrà bisogno di verificare se la forza attraverso la quale lui applica la legge, che c'è scritto per chi applica la legge, corrisponde alla forza di quelle norme che sono alla base di quel rapporto. Fate attenzione, c'è un filo conduttore fra la sovranità di queste regole e la sovranità di chi le applica. Tant'è vero che nel 1997, quando io mi trovai a scrivere l'accordo telematico e tutta la ricerca che portai avanti in quella che era, potremmo dire, lo smart contract di allora, lo trovai nei negozi dell'inizio secolo scorso, nella dottrina tedesca, quando si parlava degli automi nel diritto privato, lo iactus pecunie all'interno del distributore meccanico, non elettronico ancora. Quello era lo smart contract. Iactus pecunie, prestazione, senza un essere umano. E tutta la dottrina studiava quel fenomeno chiedendosi ma l'atto di imputazione della volontà a chi deve essere assegnato, ma l'errore, ma se poi la merce non arriva, ma se arriva difettata. Mutatis mutandis sono gli stessi identici problemi, ovviamente sviluppati all'ennesima potenza con lo smart contract, ma dal punto di vista giuridico sono identici, non c'è nessuna differenza. E quando nel 1997 si studiavano quei fenomeni, o meglio, in Battei, e non esisteva Google, e quindi tutte le mie sperimentazioni sugli allora smart contract li facevo a alta vista, perché Google non esisteva nel 97, mi ritrovai a un certo punto a confrontarmi con l'idea di alcuni che popolavano la rete del magistrato virtuale, che a un certo punto ci sarebbe stato anche online un soggetto che sarebbe stato lui il decisore delle varie controversie. Progetto inesorabilmente fallito, perché le giurisdizioni sono territoriali. Allora questo è un elemento che sta a valle, sta alla fine di questa catena di ragionamento, ma è decisivo. Fin tanto che ci sarà un presidio territoriale
di chi applica la legge, inevitabilmente non potrà esserci una moneta disancorata dal parametro dello Stato. Vanno insieme le due cose. Quindi, se si ritiene di scardinare anche il tema della giurisdizione e ritornare al vecchio magistrato virtuale che è fallito 20 anni fa, allora si apre un altro scenario, un altro dibattito, perché allora lì arriviamo alla giustizia del caso singolo, l'equità, tutte le variabili, e forse quando poi si tratta non tanto di legittimare la circolazione di un titolo, ma quanto di legittimare un soggetto che decida sulle tue vicende personali, lì il consenso probabilmente si incrina molto a livello di collettività, perché si preferisce lì una terzietà reale, non fatta da un automa. Mentre nel caso della moneta magari va bene anche che non ci sia quella terzietà reale, o anche nel caso dei notai, perché quella terzietà, è stato ben detto, probabilmente è meno fallibile di quello che è l'essere umano, soprattutto quando si tratta di transazioni che riguardano cose, riguardano resti. Ma quando invece si deve essere giudicati, lì temo che non ci si arrivi a lasciare la decisione a un algoritmo quando si decide su se stessi e sulla propria vita. Allora, quel passaggio è un passaggio importante nel definire la percorribilità di questi sistemi un domani a livello normativo, e si capiscono a questo punto anche le resistenze che ci sono, perché nel momento in cui si accetta una moneta disancorata dallo Stato si sta inevitabilmente accettando che il giudizio sulla validità o meno della moneta e delle sue transazioni sarà rilasciato a un soggetto che non sarà legato a quello Stato e a quella giurisdizione. L'inquadramento, la Banca d'Italia sostanzialmente riprende le definizioni dell'autorità centrale. Le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da banca centrale o autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, sono utilizzate a mezzo di scambio, detenute a scopo di investimento. Possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le monete virtuali non sono dunque moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica. La moneta elettronica, come sapete, invece sì, è legata alla moneta legale, perché non è nient'altro che un'altra modalità per trasferire dei fondi dove invece vengono imputati comunque una moneta legale. E invece qui è proprio un percorso, potremmo dire, parallelo, senza punti di contatto. Questa ve la lascio nel sito perché a voi vi interessa, perché la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 72 che riguarda in particolare la configurazione di prestazione di servizio a titolo oneroso con riferimento proprio a queste monete, e quindi c'è tutto il tema anche del pagamento dell'IVA. Siccome vi interessa e voi siete gli addetti ai lavori, probabilmente ne siete già a conoscenza, ma io ve la lascio tra i lucidi che poi andrete, immagino, a visionare laddove non foste a conoscenza. Qui sono ancora delle definizioni a questo punto della Corte di Giustizia Europea, che continua a definirla che non ha una valenza di moneta legale. Ecco, il Tribunale di Verona anticipa un po' quel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, perché li riconduce appunto a attività di intermediazione nell'acquisto e nella vendita di Bitcoin, cioè tutto il sistema entra dentro prestazioni. Come prestazioni, quindi poi secondo il regime giuridico seguiranno quelle delle obbligazioni, non hanno, potremmo dire, il requisito della cosiddetta realità, della capacità di estinguere immediatamente, ma dovranno passare poi per l'adempimento del soggetto che in forza di queste transazioni è obbligato a fare qualcosa. Insomma, qui c'è la grande distinzione un po' sistematica tra gli obblighi di fare e gli obblighi di dare. Mentre negli obblighi di fare c'è poco da fare, noi passiamo sempre per il comportamento del soggetto obbligato, che se non vuole fare, non fa, e potremmo solo ottenere un equivalente di quello che vogliamo. Nell'obblighi di dare, moneta legale, noi possiamo ottenere esattamente quello che vogliamo. Nel caso della moneta virtuale noi non possiamo ottenere esattamente quello che vogliamo, ma otterremo gli eventuali inadempimenti di un'obbligazione, una condanna che poi verrà corrisposta nelle modalità tipiche del sborso anche di una somma di denaro, non virtuale, ma a questo punto legale.
Le conseguenze civilistiche, ve le ho un po' anticipate nella descrizione, il rifiuto del creditore o il previo accordo o addirittura la datio insolutum. La datio insolutum sostanzialmente è un modo di estinguere l'obbligazione attraverso l'accettazione che venga dato qualcosa in luogo dell'adempimento. Venga dato qualcosa e dunque si stabilisce anche qua chi la riceve, che si estingue il credito. Non c'è la possibilità di rimborso, non ci sono attualmente autorità di vigilanza e controllo emittenti pubblici, l'irreversibilità dell'operazione. In caso di errore o frode c'è stato detto bene che insomma i casi di errore o frode sono molto marginali, però l'operazione è irreversibile. Davanti a un notaio c'è la possibilità di correggere un errore, qui no, sembrerebbe. Ci stanno arrivando. E ci stanno arrivando. E questo vabbè, apre degli scenari, perché noi siamo tutti tributari di chi investe in queste tecnologie e le rende sempre più sicure, però nessuno di noi ha la certezza, una sfera di cristallo che c'è. E quindi quando ci viene detto che è ancora più certa l'irreversibilità ci mette un po' timore, allora preferiremmo che fosse un po' reversibile e ci fosse magari anche qualche margine d'errore, come è tipico delle attività umane, perché le attività umane invece spesso sono reversibili, c'è il diritto al ripensamento. Nelle macchine non so se esiste ancora questo diritto al ripensamento, allo ius penitendi delle macchine, sarebbe interessante capire se hanno anche un'anima le macchine. Cosa produce questa assenza? I temi grossi sociali, i consumatori intanto, ci è stato detto molto bene in maniera anche con delle pennellate, come a un certo punto l'irrazionalità fa comprare e vendere bitcoin a seconda una notizia falsata o un momento emotivo o perché c'è un'operazione in atto e si vedono spostarsi investimenti da una parte e tutti vanno dietro. Ma i consumatori, potremmo dire tutti noi, siamo una categoria molto fragile perché non facciamo per professione consumatori, lo facciamo nel tempo perso i consumatori, e quindi mentre siamo molto più avveduti quando facciamo i commercialisti, gli avvocati, gli informatici, perché quando facciamo i consumatori lo facciamo senza pensarci, e quindi non è che adesso bisogna essere paternalisti verso i consumatori. Però bisogna capire che il consumatore, cioè tutti noi, quando entriamo in quella veste, siamo dei soggetti particolarmente fragili e vulnerabili. E qui la nostra legislazione è entrata in gioco dagli anni 50 in poi, per proteggere questo consumatore. Perché ci si è resi conto che quella libertà presunta economica negli acquisti fosse sempre un po' a rischio, perché quegli acquisti, quando si fanno per una necessità, un bisogno, più o meno contingente, non sono così ponderati come quando invece si sta sul tavolo del lavoro e si sta prestando una consulenza. E allora facciamo attenzione a questo aspetto della vulnerabilità dei soggetti che possono essere coinvolti nel sistema delle criptovalute e della blockchain. Pericolo di instabilità finanziaria lo lascio ovviamente a chi si occupa di macro sistemi. L'agevolazione di attività illecita, c'è stato detto ad esempio che questo è molto marginale, e invece lo trovate in questi lucidi, è questo un po' il mainstream che c'è nelle valutazioni con riferimento a un'assenza di regolamentazione. Le risoluzioni ve le lascio con la proposta di direttiva, questo ovviamente riguarda tutto il tema legato al riciclaggio, così per quanto riguarda l'azione italiana. Questa è la normativa antiriciclaggio con l'onorevole Quintarelli, che al momento è un disegno di legge, adesso occorrerà vedere nella nuova legislatura cosa succede. E vi dicevo, accanto alla risoluzione europea, vi ho letto poco fa la norma francese che entra in vigore il 1 luglio, che è il primo caso di applicazione della blockchain in Europa, normata con la possibilità di operazioni merger acquisition con riferimento ai titoli non quotati. Quindi vedremo, diventerà un archetipo importante, perché i francesi in questo hanno anche questa capacità di sintesi fra l'interesse pubblico e anche il pragmatismo legato al traffico, alla celerità del traffico. Ma poi anche per noi italiani
il nostro sistema codicistico è mutuato ovviamente da quello francese e quello tedesco, e necessariamente faremo i conti con questo primo testo normativo, di cui magari appena una bozza lo mando anche all'ordine dei commercialisti. Allora, che cosa si può fare? Creare una disciplina ad hoc. Gli Stati Uniti, ci è stato ricordato, cerca un po' di seguire questo approccio, adattare la disciplina esistente o avere una propria autorità di regolazione che sia in qualche modo riconosciuta dallo Stato, ma che abbia delle dinamiche proprie. Io nella mia riflessione finale faccio un'unica considerazione, diciamo così, di massima. La disciplina giuridica attualmente avrebbe bisogno di alcuni capisaldi. Il primo riguarda l'adattamento delle nuove tecnologie alle categorie giuridiche. Facciamo attenzione, c'è una parola d'ordine che gira negli ambienti del web, che va sotto il nome di ecosistema digitale, che è un'espressione insidiosa, perché vuole dire in buona sostanza che il digitale ha delle regole proprie legate anche alle tecnologie. Ma il non detto è che talvolta quelle regole delle tecnologie diventano anche regole normative. Regole normative significa che sono regole che riguardano i nostri comportamenti, che disciplinano i nostri comportamenti. Ma se sono all'interno di un sistema chiuso, come è l'ecosistema digitale, significa che manca, rispetto a quelle regole, l'autorità promanante. Perché invece tutte le regole giuridiche provengono da un'autorità che è democraticamente eletta, che si chiami Parlamento, che si chiami Commissione Europea, che sia frutto di un trattato internazionale. Nel momento in cui invece si entra in un ecosistema digitale e quelle regole tecnologiche non siano in linea con le categorie giuridiche del sistema normativo territoriale di riferimento, il rischio è che si creino norme apparentemente tecnologiche che diventano norme giuridiche di comportamento. Cioè diventano norme giuridiche di comportamento anche se non c'è un'autorità, perché, come sapete, la forza della norma non è l'autorità, ma il fatto che venga osservata dai destinatari. La consuetudine. E anche la consuetudine. Però è ancora più forte, perché talvolta le norme morali sono più forti delle norme legali? È perché uno le sente più forti. Quindi se passa l'idea che questi sistemi, parlo del meccanismo dell'ecosistema digitale, ha delle regole proprie che devono essere rispettate da tutti gli utenti perché sono quelle più appropriate appunto per quell'ecosistema, si sta mancando di fare una valutazione di congruenza fra quelle regole e le regole del quadro normativo di riferimento. Questo crea inesorabilmente un cortocircuito, quindi non va bene né a chi vorrebbe sviluppare la blockchain né a chi vorrebbe impedirla, perché tanto alla fine, al primo caso concreto, ci si ritroverà davanti a quella giurisdizione che sarà fatta dal giudice, che so, della terza sezione di Viale delle Milizie, il quale dirà: oh, ecosistema digitale, ma che me ne importa a me? Io qui ho il codice civile, io lo applico in questo modo e questa roba salta subito. E allora il modo più intelligente è già da adesso immaginare come instradare queste tecnologie nel solco del sistema normativo, rinunciando anche ognuno a un po' di quell'afflato ideale che c'ha dietro, perché altrimenti cozzeranno, almeno nel breve periodo, contro quello che andrà ad applicare le leggi, anche perché per certi versi chi applica le leggi non è certo un nativo digitale. Non è certo un millennial, ma è certamente uno che si è formato su testi di studi dove la tecnologia sapevano cos'erano gli automi nel diritto privato di Antonio Ceico e Messineo del 1911, ma non sapevano che cos'è la blockchain. Quindi il modo più intelligente, riterrei, che è il numero due, cioè cercare di adattare la disciplina esistente alla nuova tecnologia della blockchain. Bitcoin come moneta,
facendo dei compromessi. E sono però d'accordo su un aspetto, che questi compromessi vanno fatti subito, non bisogna aspettare troppo, perché nel farli troppo in là il rischio è che si irrigidiscano le due posizioni e davvero si formi un mondo a due velocità, il mondo degli analfabeti elettronici e il mondo invece di chi su queste vicende ci fa il suo business. Cosa genera questo? Invidia sociale, non pacificazione. In genere contrasto, perché ci sarà sempre quello che è legato alla casa, al suo patrimonio, al sudore della fronte, che dirà: ma perché questo ragazzo di 25 anni invece adesso quel bitcoin ha fatto tutto? Ma io glieli boicotto il bitcoin, ma io chiudo i confini, io gli vado a sabotare questa operazione. Magari non ci riesce, ma quella sarà la reazione, perché ognuno difende il proprio fortino, la propria ricchezza. E quindi o c'è un dialogo importante fra le due realtà, o inesorabilmente ritarderemo molto al di là, anche poi con esiti che nessuno saprà più governare. Il mio è un consiglio sommesso, legato anche a tanti convegni con i quali mi sono trovato a confrontare, ed oggi sono veramente grato perché mi avete in qualche modo risparmiato tutta la prima parte di iscrizione tecnologica magistralmente esposta dai relatori che mi hanno preceduto. Vi ringrazio.